Und uns hat das so berührt. Ci ha toccato molto vedere la vita qui in India, la povertà degli esseri umani. Molti dormono sui marciapiedi nella sporcizia e i bambini, bambini mendicanti. Questo ci ha toccato così tanto che abbiamo detto, sì, in India manca Bruno Gröning per aiutare davvero le persone. E poi l'India. In più di 70 paesi già nel 2006 ci sono comunità in cui gli amici di Bruno Gröning si incontrano regolarmente nelle ore di comunità. Grete Häusler, la guida del circolo degli amici, è sempre in viaggio instancabile per portare alla gente l'insegnamento di Bruno Gröning e fondare nuove comunità. A gennaio del 2006 è andata in India per visitare gli amici. La sua visita è stata accompagnata positivamente dalle autorità locali dello Stato federale di Gujarat. È stata accolta da diversi rappresentanti della politica ed è stata data grande ospitalità e riconoscimento a lei e al circolo degli amici di Bruno Gröning. Innanzitutto è stata accolta dallo State Parliament Ahmedabad nell'ufficio del portavoce dell'Assemblea legislativa del Gujarat, professor Mangatbhai Patel. Bruno Gröning è Jai Hind. Siamo felici che accadano guarigioni grazie all'insegnamento di Bruno Gröning. Sono molto felice che siate interessati a Bruno Gröning e del vostro invito qui come guida del Circolo degli Amici. It enjoys me very much that you have basically an interest in the Bruno Gröning and his teaching and that you invited us this morning. Due giorni dopo essere stata ricevuta dal portavoce del Parlamento, Grete Häusler ha il prossimo appuntamento ufficiale. Questa volta invitata a palazzo dal governatore del Gujarat, Naval Kishore Sharma. Il governatore accoglie Grete Häusler e gli amici del circolo molto cordialmente e con grande calore. La cosa che più mi ha meravigliato, che non è come da noi in Germania, è il fatto che le autorità e i loro stessi responsabili siano così aperti agli argomenti spirituali, e per Bruno Gröning in particolare. E proprio grazie al signor Joshi, che è stato direttore dell'Università Surat per le comunicazioni di massa e formazione degli adulti, che ha contatti con tutte le università. Sì, qui in India sono molto aperti, anche nei posti ufficiali, così che gli stessi rappresentanti del governo si occupano dei nostri scritti su Bruno Gröning con grande interesse. E questa è una cosa che da noi è ancora difficile da immaginare. Il 30 gennaio del 2006 il governatore partecipa ad una conferenza dell'ONU a Gandhinagar. Naval Kishore Sharma è il capo dello Stato federale Gujarat, con più di 60 milioni di indiani. Durante la cerimonia, il governatore Sharma consegna a Grete Häusler, a nome dell'ONU, un'alta onorificenza per l'impegno nell'insegnamento di Bruno Gröning e la pace mondiale. First, Mrs. Grete Häusler, she is international awardee for excellence in Bruno Gröning teaching and world peace. She is awarded for her outstanding contribution and dedication to science. Grete Häusler ha ricevuto più volte simili onorificenze in India, ma anche in altri paesi è stata premiata per il suo lavoro, come in Russia, Sri Lanka, Indonesia o Cina.
In Perù è stata nominata cittadina onoraria di Trujillo per il suo impegno a favore della salute del popolo. Durante la visita di Greta Hochler in India nel gennaio del 2006, la profezia di Bruno Gröning si era già avverata da tempo. Come in tanti altri paesi, anche in India, ci sono dozzine di comunità del Circolo degli Amici. Qui Greta Hochler visita una comunità in un college per future insegnanti nei pressi di Gandhinagar. Io vi auguro una buona ora di comunità con noi e benedetta da Dio. I wish you a good from God blessed community with us. Me Ishwar se prarthna karti hu. Ishwar ke aashirvaad aapki comment ko mile. In India ci sono comunità già dalla metà degli anni 90. Manfred Fortmann, che accompagna Grete Häusler durante i suoi viaggi, ricorda gli inizi. Es begann alles damit, dass ein Inder, der in Deutschland lebt, ein Herr Agrawal. Tutto iniziò con un indiano che viveva in Germania, un certo signor Agrawal, che parlò con la signora Häusler e le chiese se fosse possibile che il circolo fosse attivo anche in India e di prendere contatto con i suoi parenti. La signora Häusler ebbe qualche dubbio all'inizio, perché in India esistono già molti gruppi spirituali e maestri e guaritori di ogni cosa possibile. E così ci furono perplessità all'inizio, ma la prima visita ebbe luogo comunque e c'ero anch'io. Ci ha toccato molto vedere la vita qui in India, la povertà degli esseri umani. Molti dormono sui marciapiedi nella sporcizia e i bambini, bambini mendicanti. Questo ci ha toccato così tanto che abbiamo detto sì, in India manca Bruno Gröning per aiutare davvero le persone. Qui in India, in molte regioni, si svolgono convegni regolarmente già da molti anni, così come a Gandhinagar nel gennaio del 2006. In questi convegni gli amici si sintonizzano insieme per la ricezione dello Heilstrom, si scambiano le esperienze con l'insegnamento di Bruno Gröning e ascoltano le testimonianze di successo. Allora, in India, la guida nazionale del circolo era il professor Nanubhai Joshi. It's a historical moment, event for me. Entrare in contatto col Circolo degli Amici per me è stato un avvenimento storico. C'era lei, c'era la signora Häusler, c'era una conferenza internazionale di medicina alternativa. Ma io ero tutto il tempo col Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Sì, mi ricordo. Avevamo un paio di conferenze e loro hanno partecipato a tutte. Era la prima volta che ci incontravamo. Poi li pregai di venire a Gujarat. E poi un bel giorno vennero in India. E da Bombay vennero nel Surat, a Gujarat. E li abbiamo iniziato con tre conferenze introduttive. All'inizio fu difficile sviluppare le comunità in India ed è cambiato tutto proprio quando il signor Joshi arrivò al circolo. In seguito ebbe anche una grande guarigione. Soffriva di una grave malattia legata allo zucchero, il diabete. Aveva valori estremamente alti, al di sopra dei 500, e doveva anche seguire una dieta rigida. Fu invitato alla settimana dei giovani a Berlino. Prima di questo avevo grossi problemi di glicemia. Mi faceva male la gamba, le articolazioni, i miei occhi erano deboli. Anche i miei denti e il mio stato fisico era pessimo. Ma durante la settimana dei giovani
mi sentivo molto bene e leggero. Era piacevole e iniziai a mangiare dolciumi, anche gelati, ma non ebbi la possibilità di testare il diabete. But I could not check diabetes. But after that I have to visit the Oxford University. Dopo dovevo frequentare l'Università di Oxford e durante la mia permanenza in Inghilterra vivevo da un medico indiano. Lui mi misurò il diabete. Era sui 155 o 160. Era un miracolo, perché negli ultimi 15 anni era molto alta. Nonostante l'aiuto dell'insulina, a volte era 500, sino a 540. Era un caso clinico davvero atipico. Ma durante la settimana dei giovani a Berlino ricevetti una guarigione. Questo per me è un evento storico e sarò per sempre grato a Bruno Gröning. In India il professor Nanubhai Joshi ha aperto molte porte al circolo degli amici, università, professori, politici e notevoli personalità della vita pubblica, come il dottor Priya Ranjan Trivedi, ad esempio, leader del Partito dei Verdi in India, che è anche guida di comunità del circolo degli amici. Leader in North India, Delhi, Trivedi, from Bruno Gröning Circle of Friends.